Ciao a tutti, qui da Abel Alves, Accademia del Fantacalcio. In questo video vi mostrerò una strategia bomba per il fantacalcio mantra. Quindi aprite bene le orecchie perché in questo video vi darò una strategia molto particolare per la tua lega di fantacalcio mantra. Ma prima di tutto vi invito a iscrivervi al canale e a dare un'occhiata anche nel link qui in descrizione qui sotto, Fantacalcio Pro. La miglior guida in Italia per il fantacalcio. Se siamo in questo momento in difficoltà su come suddividere il proprio budget, su quale modulo giocare e soprattutto su quale strategia adottare per fare il mantra, in questo video vi lascerò questa bomba, questa modalità, questo modo di fare, questa strategia molto particolare, come vi dicevo prima. Per partire dobbiamo farci delle tre domande fondamentali prima di mettere in atto questa strategia. Dobbiamo stare attenti a tre cose. Se siamo, e questo è il punto 1, in più di 10 persone, questa strategia non è attuabile per colpa della poca disponibilità dei cacciatori e anche per la complessità della gestione del budget e della lega stessa. Perciò, se siamo in più di 10 partecipanti, non possiamo adottare questa strategia. Se siamo in 10, dipenderà dal secondo punto, da quanto sei bravo nella conoscenza, nel capire il calcio reale, cioè come giocheranno le squadre nel calcio reale. Se sei bravo del mantra, se hai già giocato al mantra, soprattutto se conosci bene come giocheranno le squadre, allora non avrai nessun problema nel gestire questa strategia. Ma attenzione perché se tu non conosci bene il calcio e non conosci bene il fantacalcio mantra, questa modalità, avrai difficoltà. Il terzo punto invece da tenere in considerazione, come vi dicevo, è quello della competenza dell'avversario, cioè dobbiamo conoscere i nostri avversari. Se sono molto bravi, molto forti, capiranno subito quello che vuoi fare e che stai utilizzando questa strategia, quindi attenzione. Invece se sono medi o meglio mediocre, ancora meglio, avrai molto più possibilità di adottare questa strategia, anzi questa strategia potrebbe essere la miglior cosa che puoi scegliere per il tuo fantacalcio mantra. Se giocate in 6 o 8 partecipanti, questa strategia è perfetta. Perché? Perché qui adotteremo una bomba molto sbilanciata. Punteremo molto sull'attacco, un po' sul centrocampo, ma pochissimo sulla difesa e sul portiere. Cosa significa questo? Che dobbiamo conoscere bene, come vi dicevo, il calcio, perché dobbiamo tenere in considerazione del fatto che avremo poco budget per comprare la difesa, un po' di più per comprare il centrocampo e tantissimo budget per comprare gli attaccanti. Sappiamo che nel mantra dobbiamo stare attenti a ogni ruolo specifico, perciò qui vi darò la percentuale che dovete investire per ogni ruolo, per ogni calciatore. Partendo dai portieri, dobbiamo prendere in considerazione se è un budget di 1000 fantamilioni, 100 fantamilioni, quindi il 10% di quello che ho. Cercate di prendere un ottimo portiere e anche un secondo buon portiere di una provinciale, anche una neopromossa, e in riserva del portiere più forte che avete preso. E questa è l'inizio della strategia. Per la difesa invece spenderete sempre il 10%. Come facciamo ad attuare questa cosa e prendere buoni difensori con soltanto il 10% del budget? Semplice, prenderemo soltanto un difensore bravo, o meglio, un difensore top, o comunque un difensore importante, due difensori delle squadre medie, quindi investendo veramente poco, e tutti gli altri li prenderemo a un fantamilione. So quello che stai pensando, è impossibile, non ce la farò mai. È molto molto facile da fare, non è così difficile come si pensa, perché se sei un noto giocatore, sei partecipanti, come vi dicevo, ci saranno una marea di difensori che possiamo prendere. È ovvio che quelli top player saranno difficili da prendere, ma se su 100 fantamilioni investiamo 40, 35 su uno top, comunque uno forte, riusciremo di sicuro a prendere anche altri buoni difensori e gli altri a uno. Vi ricordo che la stagione scorsa, per esempio, facciamo questo esempio qua,
abbiamo preso nella nostra Lega Mantra un Tomiyasu a 1, okay? Quindi un calciatore che ha reso molto bene con soltanto un fantamilione, come anche Gagliolo e addirittura Faraoni si poteva prendere soltanto un milione, un fantamilione. Quindi non è impossibile prendere giocatori giusti anche a un fantamilione. Dobbiamo capire bene come giocheranno queste squadre, perché per esempio il Verona di Faraoni, facciamo questo esempio qua, giocava con il difensore sinistro, quindi un Faraone che giocava molto in avanti, quasi come esterno. Infatti, per questo motivo, il Verona che attaccava spesso, attaccava sempre, riusciva anche a fare tanti gol. E Faraoni, nel suo caso specifico, che nel Mantra aveva questo ruolo come difensore sinistro, prendeva sempre assist, spesso faceva assist e ha potuto anche segnare. Un altro esempio è quello di Gagliolo, che nel Fantacalcio Mantra era segnato come difensore centrale anche, non soltanto come difensore sinistro, infatti lo mettevo sempre come difensore centrale. Beh, lui è riuscito a fare molti assist e anche gol. Quindi cerchiamo di studiare bene le squadre per capire i calciatori che giocano fuori ruolo e quelli che possono veramente dare un contributo a fare bonus e non soltanto evitare malus. E dopo aver speso il 10% per i portieri e il 10% sui difensori, arriviamo al centrocampo e qui è inutile negare che abbiamo bisogno di almeno un top player. Perciò suddividiamo in questo caso il budget, diamo il 30% del nostro budget ai centrocampisti, quindi abbiamo su 1.300 fantamilioni da spendere qua. Cerchiamo di prendere almeno un top player, come vi dicevo, possiamo andare anche vicino agli 80 per prendere questo giocatore. C'è Questo qui deve essere un trequartista, deve essere uno che nel calcio reale poi gioca fuori ruolo, che può essere anche in attacco, oppure trequartista forte che ci può segnare. Se non giochi col trequartista, un centrocampista che nel calcio reale gioca come attaccante o appunto come centrocampista, un rigorista, uno che comunque fa tanti gol. Quindi questo lo dobbiamo prendere per forza e poi prendiamo, completiamo la nostra rosa con gli altri 200 e 20, diciamo, facciamo per esempio fantamilioni, non sono pochi, quindi abbiamo bisogno qua di prendere altri tre buoni centrocampisti e anche altri da un fantamilione, una scommessa, prendete sempre la scommessa, almeno una, e poi altri calciatori delle medie e anche delle neopromosse per poter, diciamo, riempire le nostre slot. Ora parliamo dell'attacco. Se hai suddiviso bene i tuoi fantamilioni con questa strategia bomba, la chiamo bomba, in questo momento hai il 50% del budget da investire sugli attaccanti. Cosa succede qua? Che puoi prendere benissimo, hai molta più possibilità di prendere qua anche tre top player. Ascolta bene, tre top player, perché hai a disposizione su 1.500 fantamilioni. Potrei prendere qua Ronaldo, Immobile, tutti e due insieme. Vi siete assicurati tanti gol dall'inizio alla fine della stagione. Mi raccomando, commentate qui sotto che ne pensate di questa strategia, se è giusta così, se qualcuno di voi la farà, la attuerà nella propria lega. Iscrivetevi al canale per altri consigli e altri video come questo. Vi ricordo di vedere qui sotto, anche nel link in descrizione, Fantacalcio Pro. Vi aspetto, insomma, qui sotto nei commenti, non qui di sotto a casa, qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate di questa strategia sbilanciata, pazza come questa?